Alzi la mano chi si ricorda una proposta, una, anche una sola, di Salvini che non passi per forza dallo schiacciamento della dignità di qualcuno. Intende la cura del proprio paese solo immaginando il diritto di fottersene di tutti gli altri. Immagina la sicurezza solo spendendo parole sulla durezza delle pene, sul dolore per i colpevoli, senza sapere immaginare una riforma qualsiasi, che sia una nuova legge, una modifica delle leggi esistenti. Una parte costruttiva, qualsiasi. Parla di diritto al lavoro solo raccontandoci a chi lo toglierebbe. È incapace di parlare di giustizia senza attaccarsi alle braghe di qualche magistrato, invocando minori diritti per i colpevoli, che ha deciso lui, così, che sono colpevoli, nel tempo di un tweet, come se fosse lui la Cassazione. È incapace di parlare di famiglia senza usare di sponda qualche malcelata offesa ai gay. Non sa parlare di laicità, se non brucando il muschio di qualche presepe. Oppure, provate con attenzione a rileggere il messaggio di ieri, di Giorgia Meloni, che negli ultimi mesi è impegnata in una personalissima interpretazione della maschera di Salvini, con posa goldoniana ma effetti da villaggio turistico. Abbiamo presentato, scrive la leader di Fratelli d'Italia, due proposte di legge per abolire il reato di tortura che impedisce ai poliziotti di fare il proprio lavoro. Le parole della Meloni sono chiarissime. Dice la Meloni che senza violenza non c'è polizia. Secondo Giorgia Meloni, le vittime collaterali, i Cucchi, gli Aldrovrandi e tutti gli altri, sono evidentemente dei radical chic e, se ne facciano una ragione, i poliziotti onesti sono degli insopportabili buonisti. Date un'occhiata ai commenti della campagna Bye Bye Vitalizi di ieri, tra l'altro anche qui con la comunicazione al contrario, senza avere la forza di puntare piuttosto sull'eventuale nuova equità. Troverete alcuni cani selvatici che non riescono a trattenere l'eccitazione di aver impoverito qualcun altro come unica soddisfazione. Il linguaggio di questi tempi non è solo nero, è incapace di posare il vocabolario dell'odio. E nonostante qualcuno si ostini a minimizzare la gravità dell'involuzione, che badate bene non è solo di questo periodo, ma che parte da molto lontano e attraversa anche un certo bullismo di qualcuno a sinistra, si rende evidente, oltre all'analfabetismo funzionale, anche l'analfabetismo sentimentale. Incapaci di sentire la propria vita, ci si ingegna per trovare lo schifo degli altri e tuffarcisi dentro per non fare i conti con la propria miseria. È una lunga, incessante propaganda tutta fuori tema, in cui l'unica proposta è demolire gli altri e masturbarsi stoganando la barbara. In fondo ci si affida all'uomo forte perché organizzi l'odio e lo renda lecito. Parlano degli altri perché non sanno cosa dire di loro, di noi, di voi. È normale che poi rispettare la legge o i diritti diventi un atto sovversivo. In mezzo ai nani neri, la normalità è scambiata per un gigante. Buon venerdì.